Bene cari amici, sta per andare in onda provvisoriamente i due compari più uno, trasmissione del lunedì, tutti i lunedì dalle ore 22 su radiosaiuz.it. E ritorniamo in diretta. Buonasera a tutti gli ascoltatori di radiosaiuz.it. E se ritorniamo con il consueto appuntamento di lunedì sera con provvisamente due compari più uno o una, in quanto questa sera, caro Saiuz, dovrebbe ritornare una speaker d'eccezione, ovvero Luisa, che chi lo sa se riusciremo ad acchiapparla questa sera, così mi ha promesso oggi. Scherzi a parte, e questa sera volevo parlare, o meglio fare un accenno, perché noi di fatti non parliamo mai di nulla, facciamo accenni del polverone scatenato da questo fantomatico Family Day di cui tutti parlano. Sia chiaro, sapete come noi non ci prendiamo mai sul serio, però mi sembra anche giusto approfittare della mancanza di Priscilla questa sera, e quindi anche degli ospiti che di volta in volta porta, per toccare insomma in questa oretta anche argomenti caldi come questa. Oggi sono, adesso sono le ore 22:03, rimarrete con noi se vi va fino alle ore 23. Ovviamente con me c'è, cioè, ovviamente colui che rende possibile tutto questo, ovvero il grande grosso Saiuz. Ciao Saiuz, come stai? Ciao Luca, buonasera, buonasera a tutti quanti i nostri amici che ci stanno ascoltando. E io sto, mi ero addormentato. Accidenti, ti faccio questo effetto bellissimo, grazie. Potevi farmi dei complimenti migliori. Che bello. Mi ero quasi quasi addormentato. No, scherzo a parte, ero qui che ero intento ad ascoltare come arrivare, caro Luca. Io volevo dire una cosa. Sai che in questi giorni WhatsApp ha acchiappato Gianluca? WhatsApp, Gianluca, sono due cose che non possono stare nella stessa frase. Quindi tu vuoi fare un WhatsApp, tu vuoi fare un WhatsApp. E quindi cosa ci diceva Gianluca? No, niente, era così, giusto per salutarci, insomma. Ma stranamente era nel WhatsApp dove di solito ci scriviamo, non l'hai visto? Vabbè, sì, comunque, sì, no, era giusto perché volevo salutarlo, il nostro mitichino Gianluchino, e sperando una prossima volta, insomma, che venga. Lo diciamo sempre, ma quindi stavolta volevo non dirlo, magari la prossima volta c'è. Chi lo sa? Volevo fare questa cosa un po' scaramantica. Porto sfiga? Ma mistero. Assolutamente, assolutamente no. Quindi, caro Saiuz, se hai ben capito, questa sera, visto che ti ero addormentato, no, questa sera cercheremo... ti proporrò una artista che mi piace, basta. A proposito, caro Luca, sai che tra la mia mente è talmente vulcanica che partorisco sempre qualche cosa. Volevo degli aborti, se per caso di dire, no. Cioè, no, vai avanti te che mi scappa da ridere, va bene. Allora, caro Luca, volevo dire ai nostri amici, se per caso vi viene voglia, abbiamo, allora, ho suddiviso insomma i nostri canali. Abbiamo il canale, diciamo come siti, il sito classico radiosaiuz.it. Poi ho fatto un sito, cioè, non è tanto un sito, è una televisione. Che cos'è? Non nessuno sa cosa sia. È una porta, detto prima. È una televisione che la trovate a tv.radiosaiuz.com, e dove scimmiottiamo, anzi voglio scimmiottare un poco. Non riesco a seguirti, questo non so se sono io. Sai cosa, che questa sera ho deciso di accompagnare questa diretta perché non, sai, scimmiottiamo, volevo dire scimmiotto, diciamo scimmiottiamo, non so come cazzo
cacchio si dice? Ce la fai. Dicevo, guarda, non so se sono io o l'idromele che sto bevendo, perché oggi mi sento un po' medievale, però ti posso garantire che faccio molta fatica a seguirti. No, dicevo, quindi cerco tv.radiosites.com, andate a guardarvela, a vedervela, ascoltarvela, vedere e ascoltare, perché è molto interessante. È una TV che vuole scimmiottare, diciamo, i grossi canali, però riguarda solo la musica sotto licenza Creative Commons. È venuta la pelle d'oca questo tuo Creative Commons. Ma torniamo a noi, caro Stai, se ricordiamo. No, io volevo subito far ascoltare i nostri amici, giusto così a titolo di esposizione socio-economica e culturale. Volevo far già ascoltare i nostri amici, come dicevo prima, che ho detto che avrei mandato un artista che mi piace, forse piacerà anche ai nostri amici, e volevo mandare subito un suo brano, perché se alle 22.07 partiamo sparati con un brano. Tu cosa ne dici? Mi sembra giusto. Quindi con Lolita, Dance Tonight. Vediamo un pochino chi è questa artista di cui io ignoravo l'esistenza fino a un secondo fa. Prego, Saiuz. Ma sei sicuro di quello che dici? E se poi te ne penti, partito! I live to party, I live for life, this is my freedom. Let's live tonight. Tonight, let's live in love. Tonight, let's live in love. Tonight, let's live in love. Let's live tonight. Tonight, let's live in love. Tonight, let's live in love. Tonight, let's live in love. Let's live tonight. I feel so alive. Vis toujours plus haut, suis-moi sur le tempo.
Bene cari amici, ed eccoci qua, ritorniamo in trasmissione alle 22:11. Avete appena ascoltato di Lolita Dance o Dance Tonight, non so come si dice, ho voluto dirlo. Avete, io caro Luca, avete ascoltato di Lolita, insomma l'uso del complemento oggetto non era dei migliori, ma comunque il pezzo non era male, anche se, caro Salzo, questa sera abbiamo deciso di mandare un brano molto domenica pomeriggio in mezzo ai quindicenni, perché era veramente un brano molto tunz, giusto per usare un termine tecnico. Dagli cotunze. Comunque, assolutamente orecchiabile questa artista. Sono uscita fuori dai canoni. Fuori proprio binario, però questa artista, insomma, che insomma, ha estratto questo album, questa traccia, pardon, del 2013, se non sbaglio, quindi ha già 2-3 anni, però vedo che dal punto di vista della house music si difende bene. Adesso poi nel corso della puntata ci farei ascoltare qualcos'altro. E mi sono un pochino documentato sull'artista, ma ne parleremo comunque nel corso della puntata. Torniamo invece, caro Saiz, a noi. Bomba, nel frattempo noi. Non so se abbiamo recuperato Luisa, forse no, quindi andiamo senza di lei, e ci raggiungerà se le va, ovviamente. E questa sera, come ti accennavo, insomma, non mi sarebbe dispiaciuto andare un pochino così ad accennare un discorso più o meno serio, semiserio, sul Family Day e su tutto ciò che sta comportando questa giornata della famiglia. Peccato che non vedi il mio viso in questo momento. Andiamo a affrontare un tema scioccante, toccante. Diciamo che personalmente io non ero neanche stato troppo toccato da questo argomento, però vedo che se ne sta facendo una gran discussione, un gran parlare, perché è una gran boiata quello che stanno facendo. Ecco, mi piace sempre la tua spiegazione tecnica. No, ma scusa, io guarda, ti dico la verità, potevano fare le coppie di fatto, riunioni civili prima e poi dopo estendere il discorso a tutto il resto. E non avrebbero creato tutto sto casino. Invece si è voluto generare sto casino, come al solito. Poi c'è la gente, chi sì, chi no, quei quattro stupidotti che dicono di no, quegli altri che dicono di sì. Insomma, per me è una questione di civiltà e basta. Ma andiamo per gradi. Sì, no, ma io mi sono capito, documentato. Non sei chiarissimo, ma cercherò di leggere tra le righe. No, ma cerco un attimo di drammatizzare, perché devi sapere che qui a Treviso quelli per il sì insomma non gli hanno dato sì, di la che piazza cosa? Quello che erano di cosa no, vabbè, ma basta che capisci subito, perché gli hanno vietato la piazza qui, Piazza Duomo, dove c'è il vescovado, c'è sta la chiesa, e quindi non possono manifestare lì per non creare problemi. Ma ci manca il soggetto, caro Saius, che 3 ore che cerco di inserire. Ma diccelo tu il soggetto, inseriscilo sto cacchio di soggetto. Provando. Ma con te vedo che è alquanto complicato. No, tutto nasce, diciamo, dal DDL Cirinnà in Senato, perché è questo che poi cercavo, no, di ricostruire con te, dove appunto si è andato a dibattere su un argomento che insomma e tocca molte persone, non solo in Italia, ma ovviamente ora si sta parlando del nostro paese. E da qui ovviamente si è andati a parlare di creare questo evento, ovvero il nuovo Family Day, perché ne era stato fatto uno circa una decina di anni fa, e in cui appunto si va a manifestare qual è la famiglia, tra virgolette, adeguata, se vogliamo. Sul quale ovviamente ci sono non poche riserve, perché sappiamo benissimo che oggi le coppie di fatto, anche di persone dello stesso sesso, insomma, non sono così diciamo poche come magari potevano essere, perlomeno dichiarate anni fa. E quindi, insomma, da qui è interessante sapere come in un paese dove è presente il Vaticano e una classe comunque politica che utilizza spesso i voti di cattolici per cercare di
di mettere voti, eccetera. È interessante sapere anche i nostri ascoltatori cosa ne pensano, nel senso, questo Family Day a cosa porterà e soprattutto da che parte stanno, no? Perché vedo per questo che salta fuori, sei dalla parte, sei un liberale che quindi ti va bene, non ti va bene questo DDL, oppure al contrario. Insomma, è interessante capire un pochino cosa i nostri ascoltatori pensano riguardo a una giornata come questa, in cui si è fatta non poche polemiche. In primis l'immagine che rimane nella mia memoria, ieri direi di averla vista un altro ieri sui social, è quella del Pirellone a Milano, dove appunto vi era questa scritta fatta con le luci, Family Day, che appunto andava a evocare questa giornata. Tu da che parte stai, caro Stajus? E dopo lo chiediamo anche agli ascoltatori. E perché? Io sto dalla mia parte. Cioè, fino qui, guarda. Ci siamo. No, io sono dalla parte delle persone che secondo me, cioè, non esiste neanche il discorso da che parte stai. Io sono dalla parte delle persone che si vogliono bene. Se due persone si vogliono bene, cioè, non penso perché non debbano vivere insieme, perché poi in effetti tutto il discorso di questa legge, ciao Marco, scusami se non ti ho salutato prima, il discorso perché di questa legge, quando ti facevo quel discorso all'inizio, io avrei fatto la prima parte, cioè nel senso le riunioni civili tra le persone non dello stesso sesso, no? Per dirla proprio, non so neanche come esprimermi, avrei fatto prima quella parte lì e poi dopo successivamente avrei estesa, diciamo, la legge in un secondo momento, sì, appunto per non creare sto polverone e sta divisione, perché questa ha generato solo divisione verso persone, insomma, che tra virgolette non, come dicono molti, non sono normali, no? Sai che ho sentito molti interviste, sì, eccetera, molte stronzate. Anche l'ignoranza spesso, sì, prende, purtroppo. No, ma l'ignoranza, il problema è che l'ignoranza è presa proprio è venuto fuori da quelle persone che dovrebbero essere più culturate, di politici e molte persone, insomma, della Chiesa. Capite che dovrebbe essere, insomma, stendere, come si dice, insomma, che se tu credi in un Dio devi tendere la mano al diverso, all'altra persona, no? E aiutare l'altra persona, perché sennò che cavolo di religione sei? Però lasciando stare tutto questo discorso, io voglio fare il discorso di fare la prima parte, ok, l'unione civile, poi la seconda parte, ma questa giustamente perché almeno in Italia le persone che hanno intenzione di vivere sotto lo stesso tetto, di convivere, di stare insieme, non si vogliono sposare, non si vogliono sposare in chiesa, non si vogliono sposare o non si possono sposare in municipio, in comune, eccetera, possono avere gli stessi diritti di quelle che sono sposate, perché oggi sai benissimo che in Italia se due persone convivono è come se fossero due famiglie diverse, cioè, nel senso che anche se c'è l'amore, c'è l'affetto, tu, sì, esatto, non puoi partecipare nei casi di bisogno, no? Di problemi di salute, di ricoveri ospedalieri, tante cose, insomma, non è detto che tu, cioè, non sei visto come una persona da interpellare, insomma, se la, sì, tuo caro, quindi per quello che riguarda i diritti, esattamente, perché io, è per questo, insomma, sì, se tutto il discorso vale a questo, perché poi del resto il matrimonio cos'è? Questo non è nient'altro. Matrimonio fra due, sì, persone, è questo, serve una firma perché due persone possono vivere insieme, stare bene insieme senza sposarsi, dove sta scritto? Anzi, molte volte ci sono delle convivenze che durano molto di più dei matrimoni, i cosiddetti matrimoni cattolici. Marco ha scritto qualcosa in chat, Luca. Esatto, e saluto intanto Marco anche qui in diretta. Marco, pensaci tu. Ok, come vedi Marco, non stiamo bene, visto che questa è la tua domanda. E assolutamente no. Se hai visto Gianluca, magari mandacelo, nel senso che abbiamo perso le sue tracce. No, vabbè, scherzi a parte, non ci lamentiamo, caro Marco, tra impegni vari cerchiamo di essere, anche se non siamo sempre così bravi, in diretta. E la settimana prossima
mi diceva oggi Priscilla, entrerà qui con noi e porterà anche un ospite, quindi avremo, torneremo diciamo a regime. Priscillina, e avremo anche modo di Priscillina, dove sei, sei scappatina? Va bene, e detto questo manderei un secondo brano. Mandiamo un secondo brano, visto che ci sta lì... per chiarirmi le idee sull'Unione Civile. Esatto. Non ho capito bene il nesso, ma va bene così. Sentiamo, continuiamo sempre con Lolita questa sera. I want you, ti voglio, detto proprio, no, non è rivolto a te, sai, cioè, se è chiaro. I want you di Lolita, prego Sainz. Mi raccomando, stiamo parlando di Civili, ma non stiamo parlando sempre, di... sempre disco Maranza questo, giusto? Disco Tamarro. Tamarro, okay, per... sempre. Partito il brano, vai Marco, ascolta il suo brano e fammi sapere. Torniamo in diretta qui su radiosaiuz.it, le 22:25 circa, e abbiamo ascoltato un altro brano di questa artista Lolita che, guarda, mi è stupito, perché il primo brano era assolutamente tamarrissimo, era uno di quei, come ti dicevo, uno di quei brani da ascoltare la domenica pomeriggio nella peggiore discoteca della città con mezzi ai 15 anni. Invece questo brano è assolutamente pop. È molto orecchiabile, anzi un ritornello che mi rimane anche in testa se l'ascolto un'altra volta, quindi eviterò, però veramente notevole la scelta questa sera di, insomma, di questa artista che così mi sta un pochino documentando.
su chi è, che cosa fa, da dove viene, che ci fa qui, pescata sempre. Va bene, Marco. Scusami, dicevo, è bella che tu, io parlo e tu mi arrivi sopra. dicevo, pescata sempre da giamendo.com, sempre Creative Commons, ricordiamolo, però fa sempre bello, è sempre bello sapere che troviamo questi artisti così preparati e così capaci. Peccato però che questo artista capace non si trovi più in rete, nel senso che la sua pagina, il suo sito ufficiale non c'è più. Ho provato a cercarlo, non lo trovo, e soprattutto c'è qualche video, esatto, qualche video con anche un discreto ritorno in termini di visualizzazioni e download. E un'altra cosa interessante è che io non ho ancora capito se è francese o olandese, perché ha la pagina Facebook dove dice che è olandese, mentre se vai su Giamendo dice che è francese, quindi non lo so, ho dei seri dubbi della sua provenienza. Uno può avere anche, può sentirsi, diciamo, di due paesi diversi. Giustamente, doppia nazionalità. Io scanso di equivoci, caro Saiz, mi sono preso la briga e diciamo l'impegno di scrivere sulla pagina Facebook appunto di Lolita, anzi, che poi se è francese sarebbe Lolita probabilmente. Non so, io lo leggo in italiano, quindi non ho problemi. Cioè, io tutto leggo in italiano, così come è scritto lo leggo, basta. Non fa una piega. Marco non è che gli frighi molto di questa Lolita. Ops, che perdita, ha scritto. Marco, non lo so, io, questa sera questa cantante per me era una provocazione nei confronti di Luca, maggiormente. Strano che questa sera mi tiri fuori queste chicche. Comunque, perché voglio vedere come se la si barcamenava, come se la metteva nel presentare quest'artista, no? Ci sta riuscendo benissimo. Non c'è tantissimo da dire, capito? Perché ci sta riuscendo benissimo, ci sta riuscendo. Il brano che è dell'anteguerra, è lei che è una desaparecida, non la voglio da nessuna parte. Però anche delle crisi di identità, diciamo, abitative, insomma, di stato. Infatti, problemi personali, esatto. No, però comunque pare, insomma, capace, sicuramente capace. Interessante. È capacuccio. Invece... 22:28 in questo momento, cari, esatto, amici, e vi esorto a visitare il sito tv.radioscience.com. Donne, è arrivato l'arrotino. Non lo so, mi sembrava questo, Science. Sì. Mi raccomando. Un'altra cosa. Radio Science Network annovera una radio nuova nel network, che è Radio Reno Web. E scusa, l'ascoltate. Puoi ripetere? Radio? Radio Reno Web. In effetti è quella del bolognese, questa radio. No, questa web radio è bolognese, è di Alfredo Stori e fa parte del network, però libero, indipendente, sempre con tua musica, con licenza Creative Commons, e quindi andatevi a vedere il sito di Alfredo, che è bo.radioscience.eu, bo.radioscience.eu, che è il suo blog, dove trovate anche il player, lo potete trovare anche qui sul sito di radioscience.it, però il blog di Alfredo, ci sono anche degli articoli interessanti, soprattutto per chi abita nel bolognese, parti casalicchio di Reno, eccetera, perché è una realtà locale questa radio. È un mio pallino, un progetto. Vai, Luca! Volevo dirlo, l'ho detto. Luca, ci sei? Dicevo, sì, no, che stavo rispondendo a Marco, che appunto mi diceva che mi stavo esatto, sento il blap della chat. Blap arriva nella chat. Sì, dicevo, stavo rispondendo a Marco, che appunto mi diceva che mi stavo barcamenando nel vuoto con, insomma, nella presentazione di questo artista. Effettivamente vedrai che farà strada, o sulla strada, come aggiungevo. Detto questo, andatevi a vedere il video, così la vedete. Eravamo partiti quasi quasi seri, caro Saiz. Quasi, sempre quasi. Ma questa è una trasmissione. Avevi anche, diciamo, iniziato seriosa. A
Scusa, non ho capito. Non può essere una trasmissione seriosa. Questa è una trasmissione dove noi parliamo di artisti maggiormente e dove, insomma, li presentiamo. Ecco, allora può essere anche un'idea presentare la problematica che si sta sviluppando in questi giorni anche in un modo diverso da come ce la propinano i grandi media. Bravo Luca, bravo, ci ho pensato adesso. Vedi cosa faccio senza parlare, incredibile. Faccio più fai più danni tu quando sto zitto. Fai più danni tu in silenzio che quando parli, vai. Fenomenale. Allora, io dicevo, mi sono preso anche la briga quest'oggi, solo quest'oggi, ricordiamo, ieri ero sempre un po' in ritardo, di capire anche che cosa c'era in questo DDL, no, di Cirinna. E effettivamente ci sono contenuti importanti, sicuramente importanti. La cosa che però a me fa sempre riflettere in questi, diciamo, in questi interventi da parte del Senato, del Parlamento, non so che, che insomma tendono sempre a sviare, come dicevi tu all'inizio, a parlare di argomenti che o è troppo presto oppure semplicemente vengono anche fatti per spostare l'attenzione su tutto ciò che sta accadendo, non dico che di più importante, sia chiaro, però sicuramente di più immediato e prioritario in questo periodo. Di conseguenza, per quello che riguarda questo DDL, sì, interessante sicuramente, vedo che si sta facendo un gran polverone, un po' come se ne è fatto per esempio la settimana scorsa con una brutta frase detta da un allenatore a un altro, Sarri e Mancini, se ne è parlato più che ampiamente, quindi evitiamo di toccare l'argomento. Tutte queste cose qui è quello che io cerco di lasciare, cerco, ecco, di far passare questo messaggio, è proprio che forse si tende troppo a spostare l'attenzione su argomenti non prioritari, ecco, diciamo così, quando, come già tu ben sai, vi sono problematiche molto molto impellenti in questo momento, e non so proprio da dove partire, se ci pensi, perché ce ne sono tantissime, e ogni giorno appunto sembra quasi che ci vogliano così fa andare fuori strada seguendo, facendoci prendere il bivio sbagliato. Detto questo, caro Saiuz, sarebbe anche bello sapere la chat però che cosa ne pensa riguardo. Marco appunto diceva meglio amore che niente adesso, tra l'altro un messaggio che è arrivato un istante fa, e quindi insomma ci sono tante scuole di pensiero. Tu sei stato chiaro, dando appunto la possibilità, diciamo così, dando il tuo pensiero, scusami, meglio ancora, a riguardo, nel senso che mi sei sembrato anche molto aperto da questo punto di vista. Una cosa però non tutti sanno è che in questo DDL si parla di cose importanti, non si parla solamente di unioni ma anche di adozioni, e che insomma da lì nasce sicuramente un'altra importante diatriba. E quindi ripeto, sono sempre dell'idea che mi piacerebbe anche sapere, Marco, tu cosa ne pensi, che comunque sei uno molto sul pezzo riguardo, che sei sempre molto attento all'attualità e non solo. Detto questo, caro Saiuz, peccato che questa sera non ci sia Luisa, che ha sempre avuto una idea, anche lei molto attenta, molto più che attenta, molto più completa, diciamo così, molto preparata al riguardo, e sarebbe piaciuto vederla questa sera, peccato però che non ci ha ancora raggiunto. Io manderei un brano, visto che ci piace quest'artista, dopodiché magari vediamo se Marco ha qualche idea al riguardo, se ci vuol dare anche la sua su questo argomento un po' delicato. Sai su cosa ci fai ascoltare adesso? T'ho mandato già il brano. Ah, eccolo qui. Sempre lo dico. Ci piace andare per questa strada. Ci piace andare per questa strada. Don't You Go Away featuring Dr. Lynx, sempre Lolita. E vai col brano, che è sempre qui con tutti noi. Vai, vai, vai. Dai che guadagna Tito. Alongside your boy, Dr. Lynx. Tell them. Don't you go away. I'm going crazy. I'm going crazy. Don't you go away.
You and me, we should never part. Boy, I go crazy, out of my mind. Boy, you're wonderful kind. You make me go home, yeah. I know that we gon' argue, baby, I still love you. Oh, yeah. Baby, boy, je t'avoue, sans toi, je suis perdue. Don't you go. Relax, baby girl. OG stock, this ain't just sweat. Matter of fact, ain't gonna hurt you. Yeah, I got your back. I know a lot of time I really drive you crazy, but it ain't your fault. Cause it's just who I be. It's me, DMB, spit that reality. They say love can get you blind, but not me. That's why I'ma tell all the haters out. When you see me with my girl, best I shut your mouth. Bust your head, girl. Life ain't only made with diamond and pearl. You drive me crazy when you're not here with me. Yeah, from coast to coast, your love I need the most. My body and love long for you. Oh, yeah. I know that we gon' argue, baby, I still love you. Don't you go away. I'm going crazy. I'm going crazy. Don't you go away. Tell me why you make me cry. Don't you go away. I'm going crazy. I'm going crazy. Don't you go away. È incredibile, caro Sainz, che in questo frangente musicale ho scoperto che Lolita ha fatto ben 4 album. Hai capito? Chi l'avrebbe mai detto? Vedi che alla fine questa ragazza stupisce. E inoltre, sempre girando per la rete, ho visto che sulla sua pagina Facebook è tuttora attiva, quindi comunque si muove nel certo background. Certo che è attiva. Esatto, allora, si dà comunque molto da fare. Stavo guardando appunto un pochino qualche video delle sue serate, così giusto facevo zapping, come dicono quelli bravi, e praticamente sì, si dà molto molto da fare. Direi, forse ho capito la sua nazionalità, dovrebbe essere olandese comunque, di Sint Maarten, direi. Netherlands, Olanda, questo sì, questo direi che me la gioco. Andiamo, così, questa la accendiamo. Allora, chi ci ascolta, cari amici, andate a fare una ricerca di questa cantante e poi no, ci fate sapere esattamente di dov'è, perché Luca citatemi. Dice che si è accesa la lampadina, insomma, che è olandese. Esatto. Fidatevi di me. Comunque, diamo qualche contatto, che questa sera li abbiamo proprio ignorati i contatti. Vabbè, che alla fine che ci frega. Comunque, sito principale radiosaiuz.it, lo diciamo per chi ci stesse ascoltando da altre piattaforme che amplificano la voce di Saiuz. A me questa frase la dico praticamente registrata. Sì. Le email, non mi ricordo mai se le email sono .com.it. Allora, saiuz.com per chi ha l'email e saiuz.com invece per chi ha l'email con Radio Saiuz è .it.
quindi info@radiosites.it, la tua. Gianluca@sites.com, se vi risponde, ovviamente, che ultimamente è un po' fuori dal giro, ma lo recupereremo quanto prima. E il sottoscritto Luca@sites.com. Diamo anche la mail di Priscilla, che probabilmente è la più attiva per quello che riguarda il comparto social, che è priscilla@sites.com. Ricordiamo che stiamo andando in onda anche sulla pagina, sul canale YouTube, ci trovate con Radio Sites. E che altro c'è? Twitter con @Sites e ovviamente la pagina Facebook con Radio Sites, appunto. E non vi dimenticate, non vi dimenticate di andare a vedere il canale tv.radiosites.com. Perfetto, aspettavo dicessi qualcosa. Mi è piaciuto questo silenzio. Un aggettivo, il canale è bello, c'è una cosa così. E invece no, un sacco bello, un sacco bello. Avevo fatto una domanda prima dello stacco musicale alla chat, a Marco in particolare, e anonimo, che non so se è sempre Marco, ma forse no. E se non è Marco, magari che si presenti, così lo possiamo salutare. Poi ciao. Quello che riguardava Cilio. Non credo che ci saluterà mai più dopo questo tuo intervento. Di cosa stiamo parlando? Stiamo così accennando, come facciamo noi, perché noi non parliamo ma accenniamo, di questo, del DDL Cirinà, che appunto parlava di unioni gay e non solo, adozioni e quant'altro. E come dicevo, mi sono andato a dare una letta oggi di questo DDL, che ha fatto e sta creando ovviamente molto molto caos, forse più di quanto dovrebbe. Effettivamente vedo che dalla chat insomma, sia per quello che riguarda il parere di Sayuz, sia quello che mi hanno detto anche oggi pomeriggio con alcuni conoscenti, e anche adesso quello che si chiama Marco, e non solo Marco, anche Marco, scusa se ripeto così, ma stavo leggendo adesso la chat, e appunto che dovendo scegliere insomma tra, insomma, se si parla di amore, perché alla fine poi è da lì che nasce tutto, no? Insomma, meglio amore che niente, la frase con la quale è partito, era partito Marco. Effettivamente è vero, poi meglio amore anche che un letto di orfanotrofio. Esatto, hai unito due frasi della chat. Sì, ho mischiato tutto, ho fatto un sunto. È molto più poetica, meglio essere presi per mano comunque. Sì. Se poi vogliamo dirle tutte, Marco. Aspetta, non volevo distruggere la tua frase, caro Marco, scusami. No, comunque diciamo che sia per quello che mi hanno detto oggi alcuni di conoscenti, come dicevo, sia quello che sta dicendo Marco e anche quello che hai detto tu, effettivamente vanno nella direzione del, sono forse contrario al Family Day, che appunto era contrario a questo DDL. Ed è interessante questa cosa, come insomma nei prossimi giorni, perché direi che il termine ultimo sia il 30 direi di gennaio, come ci saranno veramente, non voglio nemmeno pensare, questa settimana si parlerà solo di questo, cioè tutto un tratto ci dimentichiamo, no, dei mercati di borsa, di quello che è accaduto a livello mondiale dall'inizio dell'anno ad oggi, con questi mercati che hanno fatto veramente le montagne russe. Si dimenticherà di tutto ciò che sta avvenendo, probabilmente anche dell'immigrazione, del terrorismo, e probabilmente si parlerà per me una settimana di altro, e si parlerà appunto di questo, in un momento dove tra l'altro come dicevo, sia la settimana scorsa c'è stato appunto quel litigio con parole pesanti volate tra due allenatori in Coppa Italia, insomma due allenatori di Serie A, due professionisti, sia anche ieri sera, dove c'è stato un episodio che non ha a che fare con l'omofobia ma con il razzismo, con appunto un calciatore che ha offeso un altro calciatore in una partita molto importante. Come si dà così tanto risalto a questi eventi che, secondo me, io adesso non vorrei passare in sottotono, insomma cercare di buttarli lì in un angolo, però comunque non sono eventi che devono condizionare un paese, no, e far sì che si focalizzi su appunto eventi che accadono, tra l'altro
in un momento particolare di uno sport dove sappiamo che l'adrenalina va al massimo. E quindi sono convinto che questa settimana, caro Sainz, ci aspetterà veramente una settimana molto lunga, secondo me, molto lunga e pesante da questo punto di vista. Quindi o ci si documenta adeguatamente, si prende una posizione in merito, oppure diciamo, meglio tapparsi le orecchie e gli occhi, perché veramente ne voleranno parecchie. Staremo a vedere. Esatto. Hai ragione, esatto, Marco. Sempre... Volevo dare ragione a Marco. Sì, su due aspetti, infatti, tra l'altro. Dimmi. Esatto, prego, Saic. Prego. No, perché lui dice: vabbè, sono contrario alla mercificazione della donna, cioè sai, l'utero in affitto. E poi dice: si dice che i figli sono di chi li cresce, insomma. Gli orfanotrofi sono pieni di bambini che non avranno mai nessuna famiglia, questo è vero. Cioè stiamo, secondo me, due persone che si vogliono bene possono crescere bene, anche dello stesso sesso possono crescere bene i figli, secondo me. Però la società italiana purtroppo vive ancora di un retaggio, grazie alla religione, insomma, che ci fa, come devo dire, ci chiude la strada ai miglioramenti. Non so, sì, se riesco miglioramenti a, o adesso io non voglio fare no perché dimentichiamo, oppure... le grandi rivoluzioni, no, come quello che c'è stato per il divorzio, quante battaglie si sono fatte, no, per il divorzio, insomma, che sembrava chissà che si sarebbe uccisa la famiglia con il divorzio, insomma. E invece sono andato a sanare tante di quelle situazioni che erano disastrose. No, infatti dicevo più che la stessa cosa adesso. È bello come tu. Io cerco di intromettermi, ma tu mi butti fuori. No. Spettacolare, cioè, Marco, lo fai con una nonchalance. C'è proprio una plomba. Dicevo, più che miglioramenti, forse comunque, diciamo, usiamo la parola cambiamenti, ecco, che così cerchiamo di rimanere neutri, no? Neutrali in tutto questo. Si presumo, sì, diciamo, che porti un miglioramento. No, certo che insomma i cambiamenti. Il cambiamento lo si fa proprio per questo, no? Sperando che si migliori. No, certo, poi sono cambiare anche. Cambiare tutto per cambiare serve un cacchio. Certo, cambiamenti che sono comunque anche segno del tempo, no? Di come appunto le cose, come diceva però stessa, cambiano e si evolvono e vanno in certe direzioni. E, quindi sì, diciamo che prima, probabilmente, immagino, prima riusciamo a capire, a renderci conto di cosa che non è più come una volta, e mi rendo conto come sia difficile già per i giovani, forse un po' meno per i giovani, ma pensa magari una o due generazioni prima della mia, come può essere effettivamente complicato cercare di comprendere come le cose possono andare, no? Come possono appunto cambiare. E una cosa che mi piace molto che ha detto Marco, cioè la mercificazione della donna, e questo è un concetto eccezionale, come appunto cosa accadrà probabilmente poi, no? Perché da qualche parte devi andare, cioè se vuoi un bambino e non puoi biologicamente farlo, devi andare in certe direzioni. E soprattutto il discorso degli orfanotrofi, dove effettivamente vi è una quantità di ragazzi, di bambini che nascono e crescono proprio in queste comunità, in questi istituti, dove purtroppo non... Insomma, mi rendo conto che anche dal punto di vista della famiglia si fa fatica anche a pensare, a concepire una famiglia quando cresci con tante altre persone che non, insomma, senza un padre e una madre, insomma, senza un focolare domestico, senza un nucleo familiare. Interessante veramente. Posso dire una cosa però. Vedi, le grandi potenze per alcuni paesi hanno risolto questo problema, li vanno a bombardare, vedi la Siria, vedi i paesi del Medio Oriente, vedi quelle che stiamo combinando e soprattutto quelle che stiamo facendo con gli immigrati che arrivano e li facciamo morire in mare.
E quindi insomma stanno risolvendo il problema degli orfanotrofi, insomma, che sì. Anzi, addirittura i problemi delle famiglie stanno risolvendo. Sì, infatti non solo degli orfanotrofi. E noi ci fermiamo a dire se unione civile sì, unione civile no, se gay sì, se gay no, se lesbica sì, se lesbica no, se possono avere figli, quando stiamo massacrando delle popolazioni. Ah, quando stiamo massacrando letteralmente le popolazioni. Eh sì, diciamo che stiamo prendendo una piega un po'. No, perché poi, vedi, io per questo non voglio entrare nel merito del discorso, perché poi dopo mi infervorisco. Ti è piaciuto? Quante sillabe in quella parola! E l'ho detto anche, l'ho detta anche bene. Cioè, non l'hai ripetuta davanti allo specchio questa cosa. No, adesso diciamo, chi mi guarda... Infervorire, no. infervorisco. Sì. Cioè, le prime coniugate all'infinito e poi in prima persona, poi, fantastico. E l'ho detto guardando la webcam, che chi mi vede sulla web TV ha visto anche il mio viso, mi aspetta, cioè, ma come l'ho detto serioso, insomma. Serioso, cioè c'era anche... Non stavi 60... leggendo? No, non stavo leggendo, mi è venuto in mente. Ho detto, fammi vedere. No, quasi perché stavio. Di solito prendere, sai, su quel povero Cristo, insomma, quel coatto, insomma, qualche parola. La sa anche, sai, va bene, allora fantastico. Insomma, abbiamo nel nostro piccolo staccato questi minuti. Insomma, è incredibile, è volata quest'ora. Non abbiamo detto nulla come al solito. Come non abbiamo detto però, nulla? Però di buono come questa sera, qualcosa di buono mai... questa sera. Mai come questa volta abbiamo detto. No, non ho finito. Di buono questa sera qualcosa abbiamo detto. No, non mi riferisco all'argomento, ma a questa artista fenomenale che abbiamo presentato. Allora facciamo una cosa, mandiamo l'ultimo brano di Lolita Dobiché, ritorniamo in diretta che ridiamo la parola. No, Marco, dopo che... ecco, ha scritto una cosa interessante, Marco. Sì, infatti. In chat, voglio vedere merita, ecco. Allora, di Lolita facciamo ascoltare Sexy Jouette. Oh mio Dio! Sì, comunque non ci è andato lontano, dai, Sexy Jouette. Ma ci ho messo un T finale, dai. C'è nel file del nome, c'è la T finale, l'ho messa, basta. Non fa la piega. Sempre lei, questa artista che ci sta deliziando questa sera, dai, basta con gli spot. E mandiamo questo brano, vai con Lolita Sexy Jouet. E vai, che è qui, perfetto. Cosa stai dicendo? Lolita. Now
E ritorniamo qui per gli ultimi minuti, questo scampolo che rimane alla fine di questa puntata. Questa puntata in cui siamo stati accompagnati musicalmente parlando da questo artista. Sorrido perché sto pensando come l'abbiamo bistrattato durante l'arco di tutta quest'ora. Però non è male alla fine, io sono sempre dell'opinione che non sia male. Le scriverò un messaggio su Facebook, le scriverò un messaggio. Che era, poi ci farai sapere se ti risponde. Esattamente. E, tornando invece, come dicevo, proprio qui siamo sul finire di questa puntata, in cui Marco si è dimostrato molto, come immaginavo, molto attento alla questione e ha anche dato un suo parere, anzi più che un suo parere, diverse, un contributo, diciamo, diversi contributi, diversi modi. Scusa, stavo leggendo Marco che diceva e ora ascolti, mi godo sta Lolita. Bellissima sta cosa. E, dicevo, no, è un punto di vista interessante. Diciamo che lui dice che è convinto del fatto che siano importanti tutte e due le figure nella crescita di un essere umano, ma poi di fatto vede la realtà delle cose e crede che sia molto meglio amore che niente. E questo è interessante, certo è un po', diciamo, più pratica, no? Meno, scusami, è molto più pratica e meno così idealista, però effettivamente non è sbagliato, anzi forse probabilmente non è la strada verso la quale stiamo andando. Nel frattempo mi è caduto il microfono, se avete sentito un botto. E tutto questo ovviamente lui lo diceva sempre considerando tutti gli elementi di cui abbiamo parlato oggi. Voglio solamente dire una cosa che mi ha fatto un po' sorridere oggi, in tutto questo caos che si è creato. Non so se avresti sentito Styles di Italo Treno, che appunto insomma, per questo evento che si svolgerà, bla bla bla, Roma, dove cavolo è, eccetera, insomma, applicava su grosse scontistiche ai biglietti del treno, no? E questo evento che appunto è Family Day, che è contro questo DDL. E allora la cosa che è singolare è che, sai, sui social, e non solo sui social, si sono sfogati molti, si sono coalizzati contro Italo Treno, che appunto diceva, ma come, siete a favore dell'omofobia o non so che altro, eccetera. Ma lo fanno una frase solo che per mi ha fatto incassare soldi. Molto. Sì, sì, beh, certo. No, ma infatti poi loro si sono, diciamo, non scusati, però hanno giustificato dicendo che quando ci sono degli eventi loro comunque devono applicare certe scontistiche, eccetera, da politica aziendale, eccetera. Quindi non lo facevano per questo evento, ma per tutti gli eventi. Però la cosa che mi ha fatto ridere è di un, diciamo, di un, come si chiama, di un utente che praticamente ha scritto a Italo Treno, anzi meglio, ha scritto su Twitter, riferendosi appunto di Italo Treno e di questo viaggio scontato, di questo sconto sui biglietti in direzione Roma, direi, e diceva: Italo è l'unico treno in cui il ritardo lo portano i passeggeri. E questa è una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, perché effettivamente, sai, lui partiva dal presupposto appunto che fosse sbagliato di base questa giornata, questo Family Day. Detto questo, sono già le 11, come passare un'ora in compagnia? Hai detto tutto di Marco, tu hai detto tutto? Forse sì, no, beh, sì, diciamo di sì, dai. Marco mi scuserà se mi perdo dei passaggi, ma direi il succo del discorso ci sono arrivato. Non volevo leggere pedissequamente lettera per lettera come invece fai tu, mangiandoti anche le parole. Poi avevo cercato di inserirlo, introdurlo nella Marco, ma anche in questo devo essere bistrattato. Va benissimo, bistrattato stasera, cioè... ti ho tirato fuori due parole. Due e basta, incredibile. Ti ho tirato fuori, quindi guarda che ti metto un culo Iglesias, te faccio ascoltare. Ok, finiamola qui, dopo aver parlato di questo argomento te ne esci con questa cosa. Dicevo, tornando un attimo seri, ringraziamo gli ascoltatori, ma soprattutto Marco questa sera, e gli ascoltatori che ci ascolteranno mediante il podcast che Styles mette a disposizione in questa settimana.
Come vi avevo anticipato, probabilmente sarà una settimana calda da questo punto di vista. Noi abbiamo cercato di toccare proprio mol di fuggi l'argomento, proprio perché non volevamo impelagarci troppo in una questione sicuramente annosa che ci toccherà molto molto da vicino. Noi facciamo altro, il lunedì sera cerchiamo di essere molto più goliardici e ironici su ciò che avviene. Lunedì prossimo ritorneremo, ovviamente, sempre io e Saius, vedremo se tornerà Priscilla o forse anche Gian. Su Gian non posso metterci la mano sul fuoco, però ultimamente si è mosso qualcosa, quindi probabilmente o forse possibilmente con i suoi impegni staremo a vedere cosa. Esatto, quindi state connessi su radiosaiuz.it. In settimana ovviamente il palinsesto è denso di impegni, giusto Saiuz? Benissimo, allora domani sera alle ore 22 con Don Chisciotte e i Mulini a Vento con l'amico Alfredo Stori di Bologna, o da Bologna come meglio preferite, o in Bologna. Ecco, come meglio preferite. Mercoledì alle 18:30 con Spazio Aperto e sempre mercoledì alle ore 22 con Osservatorio Antimafia è una trasmissione che facciamo in collaborazione con la rivista online Antimafia 2000. Ovviamente mercoledì saranno presenti Antonella Entrenò e Ugo Lombardi in tutte e due le trasmissioni, che sono appunto i conduttori, con la partecipazione sempre dell'amico Massimo Bonella di pianetaogtv.net, che ci ovviamente leggerà la rassegna stampa, ci terrà informata su tutti gli avvenimenti della giornata. Ricordo ancora che Radio Science si sta evolvendo, seguiteci sul nostro sito radioscience.it, poi andate a vedere questo nuovo canale tv.radioscience.com e fateci sapere la vostra, e suggerimenti sono sempre ben accetti. E poi dopo partirà un nuovo sito, il sito degli eventi, Radio Science Eventi, e appena avrò concluso insomma la preparazione. Chi invece volesse avventurarsi nel network di Radio Science mettendo la sua web radio, volendo mettere insomma la sua web radio, Radio Science è disponibile a disposizione per e tutto quanto. Basta scrivermi info@radioscience.it e chiedermi come fare, cosa fare e perché fare. Questo è tutto. Un caro saluto a tutti quanti. E Luca, a te la palla. Perfetto. Finale. 23:04, sono stato ciso, conciso e circonciso, vai. Perfetto, ritorniamo, non so perché ho riso per questa cosa, ma dicevo 23:05, incredibile, abbiamo anche sforato, cioè robe pazzesche accadono su Radio Science. Mandiamo subito l'ultimo brano fatto probabilmente da Lolita e vi ringraziamo, ci vediamo lunedì prossimo con una nuova diretta di Provvisoramente Due Compari più uno. Adesso vi lasciamo con sempre lei, Lolita. Eccola. Prima di dire il titolo di Lolita, il brano di Lolita, seguiteci su Facebook, perché spero che Luca o Priscilla scrivano qualche cosa su Facebook per avvertirvi di quello che accadrà nelle prossime puntate. Io vorrei fare un appunto per come ti sei inserito con il tuo è stata una cosa bruttissima. Detto questo, ciao Marco, buona serata. Ok, buonanotte Marco, cioè tu arrivi. Buonanotte Marco, grazie soprattutto per il contributo che ci hai dato. Dicevo, Lolita o Baby featuring Blounty. Ovviamente entrerà Savic che dirà oh. Ci vediamo lunedì prossimo con Provvisionamenti Due Compari più uno. Ciao! Ciao a tutti, partito il brano. Ciao! E Lolita? Yeah. Ça va bien? Oui. How you doing? I cool, baby. Yo, you ever meet a man who like you a lot, you know? Yeah. And it's like he's free to tell you. You know, always watching you from a corner and think, that's not me. Oh, baby, tell me what's going on. I like to know what to wait now. Don't lie. Are you shy? I know.
I've been seeing you all over like a promo, going from hand to hand just like a demo. I wish your heart was hard to find like Nemo. Oh no, you share the slice just like Kimbo. Wanna be an instrument, I play you like Kimbo. Every beat will be a hit, you know how that go. I'm the source, make it green until your river flow. I really hate to tell you that I told you so. Oh girl, tell me what's going on. I'd like to know what you're waiting on. Don't lie, are you shy? I know you like me, I can see it in your eyes. Oh girl, tell me what's going on. I'd like to know what you're waiting on. Don't lie, are you shy? I know you like me, I can see it in your eyes. I don't wanna wait in bed for your love. Make a move like a chess game. Make of me a pawn of interest. You're queen on the ball and no less. I'm the way from the dying. Nothing game for you and me. I know what you want and I need you to tell me. Oh baby, tell me what's going on. I like to know what to wait now. Introduce you to who you supposed to be. Boy, what is saying slowly? Not as beautiful as what I can do, baby. Oh, you drive me crazy. And I'll be your shrink if you let me. Oh girl, tell me what's going on. I'd like to know what you're waiting on. Don't lie, are you shy? I know you like me, I can see it in your eyes. Oh girl, tell me what's going on. I'd like to know what you're waiting on. Don't lie, are you shy? I know you like me, I can see it in your eyes. Oh baby, tell me what's going on. I'd like to know what you're waiting on. Don't lie, are you shy? I know you like me, I can see in your eyes. Oh baby, tell me what's going on. I'd like to know what you're waiting on.